Salve, ben trovati a questa edizione del nuovo telegiornale che apriamo parlando del nuovo ospedale di Siracusa, delle aree da scegliere dove localizzarlo. Se ne è parlato nel Consiglio Comunale dedicato al cosiddetto Question Time. Nella seduta consiliare dedicata al Question Time, tra le interrogazioni, quella a firma del consigliere Cetti Vinci riguardava il nuovo ospedale e la scelta dell'amministrazione di individuare altre due aree, oltre a quella già indicata nel PRG. Il pretesto con cui l'amministrazione rinuncia alla precedente scelta prevista dal piano regolatore generale appare ancora più grave della stessa rinuncia, in quanto addebita la necessità di valorizzare le aree che altrimenti sarebbero attraversate dalla prevista Parkway. In questo modo non solo si abdica alla realizzazione di un ospedale in un'area già servita da strutture sanitarie, ma si corre il rischio di accumulare altri ritardi nella realizzazione del nuovo nosocomio. Ed ancora, l'amministrazione rinuncia alla realizzazione del raddoppio di via Augusta, del prolungamento di via Unione Sovietica e del tunnel di viale Pipoli, destinando all'oblio urbanistico una vasta area dove in questi anni sono al contempo sorti insediamenti a cooperative e centri commerciali. Con quali differenti presupposti si individua invece un'area sanitaria in zona 3 miglia, dove le arterie di collegamento richiedono interventi infrastrutturali di gran lunga maggiori per oneri economici di quella dell'area Pizzuta? Rispondere il dirigente del settore territorio Emanuele Fortunato. Quella degli uffici è un'indicazione prettamente tecnica per il Consiglio per metterlo in condizione di fare la migliore scelta condivisa. Sono state individuate eventuali altre aree dove allocare il nuovo ospedale per permettere al Consiglio di avere un quadro complessivo della situazione a distanza di tanti anni dalla redazione del PRG e dopo i tanti mutamenti intervenuti. Per l'assessore Foti invece si sta cercando di mettere fine all'inerzia di chi doveva presentare il progetto. Abbiamo offerto al Consiglio altre soluzioni nel rispetto della disponibilità dell'ente. Parlerei di proposte dinamiche che possono aggiungersi ad altre eventuali del Consiglio che ci permetterebbero di uscire dall'attuale stallo. Tre nomi per rilanciare la Fondazione Inda attraverso un team di esperti dentro Andò, Bray e Canfora. Tre nomi di primo piano faranno parte di una commissione di esperti che offrirà le proprie competenze a supporto del commissario straordinario della Fondazione Inda nel percorso di valorizzazione e rilancio dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Sono il regista di teatro, cinema e opera lirica Roberto Andò, il direttore generale della Treccani ed ex ministro dei beni e attività culturali Massimo Brai e il professore ordinario di filologia greca e latina all'Università di Bari Luciano Canfora. I primi tre nomi della commissione di esperti voluta dal commissario straordinario della Fondazione Pier Francesco Pinelli. La commissione avrà un ruolo consultivo e non farà parte della governance della Fondazione che sarà delineata con il nuovo statuto e che dovrà essere proposto dal commissario nella seconda parte dell'anno. Il nostro obiettivo, dichiarato il commissario straordinario dell'Inda, è affermare l'istituto come un campione nazionale capace di produrre ed esportare proposte e attività culturali di alto livello. I tre esperti presteranno la propria professionalità in maniera gratuita, avendo diritto solo al rimborso di eventuali spese di viaggio per la sola durata del commissariamento. Si concentreranno nel lavoro sulla programmazione del 53° ciclo di rappresentazioni classiche e della stagione 2017 sulla linea guida dei settori delle attività editoriali, della gestione e valorizzazione della biblioteca, degli archivi e dei materiali dell'Inda, sulla definizione di un piano triennale dell'attività dell'Inda con particolare riferimento al circuito dei teatri di pietra e sui legami tra l'Inda e il territorio, tra la fondazione e la valorizzazione turistica dei monumenti. Un'iniziativa del comune per chi deciderà di adottare un cane prelevandolo dai canili comunali. C'è un contributo, vediamo quale. Un contributo per i siracusani che dal 1 giugno vorranno adottare un cane scegliendolo tra quelli ospiti nei canili cittadini. A seconda dell'età del cane varierà il contributo, 250 euro se l'animale ha più di 6 mesi, 400 all'anno se il cane ha più di 2 anni e 500 se ha più di 5. La sperimentazione durerà 6 mesi per 100 adozioni. Inizia l'estate, di solito l'estate è il periodo in cui i cani purtroppo vengono spesso abbandonati, vengono poi portati nei canili o fanno una brutta fine. Quelli che vengono portati ai canili spesso sono cani già in là con gli anni, sono cani grandi. C'è una delibera di giunta che vuole in qualche modo spingere all'adozione attraverso una procedura che anche favorisce l'integrazione tra il possibile padrone e il cane. Ma l'obiettivo è proprio quello, cioè andare in controtendenza rispetto a un fenomeno che viene fuori tutto nel periodo estivo. Da parte dell'amministrazione ovviamente
Ovviamente ogni cane ricoverato in un canile ha un costo. Abbiamo pensato di utilizzare quelle risorse, a posto di darle al canile come costo vivo, quindi per l'amministrazione, di darle ai cittadini. Con questo contributo i cittadini potranno tranquillamente accudire, avere un cane, farlo crescere tra gli affetti anche della famiglia. Voglio ricordare che avere un cane in famiglia significa anche per i bambini un'educazione particolare. È tutta una questione appunto legata a quello che è intanto il rispetto dell'animale, perché se può vivere in una famiglia posto che stare al canile è sicuramente un fatto importante. A costi assolutamente invariati per il comune, perché a posto di pagare la retta al canile, la diamo ai proprietari. Quindi l'esigenza è quella di svuotare un po' i canili e dare anche un po' il rispetto agli animali, che sicuramente nei canili vengono tenuti al meglio, ma non dimentichiamo mai che comunque stanno all'interno di dei box, e quindi ovviamente è giusto che una cosa è vivere magari in un contesto appunto familiare, altra cosa è vivere in dei box. Andiamo in Ortigia, una nuova area pedonale si trova in via della Giudecca. Una nuova area pedonale in Ortigia entrerà in vigore dalla data di apposizione della segnaletica e durerà fino al 15 ottobre dalle 18 alle 2 del giorno dopo in via della Giudecca, nel tratto che si trova tra via della Maestranza e piazza del Precursore. Nel tratto in questione potranno comunque accedere ai veicoli dei residenti muniti di pass. L'ordinanza disposta dagli uffici viabilità rientra nel progetto di riqualificazione della zona, soprattutto nel periodo estivo, quando i turisti si riversano numerosi in Ortigia. Genemesi scorsi era stato presentato il progetto per ridisegnare varchi ZTL nell'isola. Tra quelli nuovi in fase di realizzazione, via al termine di via Malta, prima dell'ingresso del ponte Santa Lucia, all'inizio di via dei Mille, nei pressi del ponte Umbertino e in via Vittorio Veneto all'incrocio con via Forte San Giovannello. I nuovi varchi sono studiati per sostituire quelli già esistenti di Porta Marina, Corso Matteotti e via Nizza. Il tratto della Giudecca, dove sta per partire la nuova viabilità, è tra quelli maggiormente frequentati durante la movida estiva siracusana, anche se i commercianti della zona più volte hanno chiesto che venga estesa per evitare parcheggi che rendono la fruizione di via e piazzette sgradevole agli occhi dei turisti, ma anche degli stessi siracusani. Noi intanto ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Tre condanne inflitte dal GUP del Tribunale a conclusione del processo legato all'omicidio del pachinese Paolo Forestieri. Il GUP del Tribunale di Siracusa Michele Consiglio ha emesso sentenza di condanna a carico dei tre pachinesi ritenuti gli autori dell'omicidio di Paolo Forestieri avvenuto la sera del 30 marzo dello scorso anno. Il giudice, a conclusione del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, ha inflitto la condanna a 20 anni di reclusione a carico di Luca Matarazzo e Fabrizio Di Pasquale, mentre ha erogato la pena di 16 anni di reclusione nei confronti di Enrico Di Maiuta. Il giudice ha disposto anche che gli imputati, una volta espiata la pena, vengano sottoposti alla libertà vigilata per un periodo pari a 3 anni. I tre uomini sono stati condannati anche al risarcimento danni in separata sede a favore delle parti civili costituite. Nella scorsa udienza il PM Salvatore Grillo, che ha rinunciato alla replica, aveva concluso la requisitoria sollecitando a carico dei tre imputati la ben più severa condanna dell'ergastolo. La difesa di Matarazzo, Di Pasquale e Di Maiuta, rappresentata dagli avvocati Francesco Villardita e Antonio Meduri, aveva chiesto invece la derubricazione del capo di imputazione in omicidio preterintenzionale, atteso che i tre avrebbero esploso la fucilata dall'auto in corsa. Si chiude in questo modo la vicenda che ha visto protagonisti gli imputati e la vittima dell'omicidio. Il terzetto, come si ricorderà, è stato arrestato 3 giorni dopo l'omicidio dai poliziotti del commissariato di Pachino, che hanno avviato le indagini per venire a capo dell'intricata questione. Paolo Forestieri è rimasto vittima di un agguato, consumato davanti ad un ristorante dove era in corso una festa organizzata per la sua convivente. La cronaca ancora, la polizia di Stato denuncia un uomo, siamo a Pachino, perché coltivava droga.
Coltivava marijuana, denunciato dai poliziotti del commissariato di Pachino. Si tratta di un 25enne residente a Pachino che è stato deferito per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana. In particolare, gli agenti, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenivano all'interno di due serre in Contrada Scarochiappa e nella disponibilità del denunciato 7 piante di marijuana nascoste tra piante di pomodorino. Successivamente gli agenti rinvenivano all'interno dell'autovettura in uso al giovane una modica quantità di hashish celata all'interno di un pacchetto di sigarette. I poliziotti del locale commissariato, unitamente al personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito del progetto Trinacria, con i seguenti risultati: contestate 8 violazioni al codice della strada e operato un sequestro amministrativo. Torna a Siracusa il Gay Pride, torna il 14 luglio. Torna il Siracusa Pride, la manifestazione che attraverserà la città e promuoverà iniziative e convegni su tematiche inerenti a libertà di espressione, di orientamento sessuale e la cultura. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e si svolgerà il 14, 15 e 16 luglio. Madrina del Gay Pride sarà la senatrice Monica Cirinnà, promotrice del disegno di legge sugli unioni civili. Stiamo organizzando qua a Siracusa la seconda edizione del Gay Pride dal 14 al 16 luglio. E sarà un Pride importante, lo è stato anche 2 anni fa, ma quest'anno ha una caratteristica: abbiamo come madrina del Siracusa Pride la senatrice madre della legge sulle unioni civili appena da poco approvata, Monica Cirinnà. Questo farà sì che la nostra città sarà protagonista a livello nazionale per tutti e 3 giorni del Pride e quindi una vetrina per i diritti civili, perché non soltanto parleremo della legge appena approvata insieme alla senatrice, ma anche parleremo del futuro della comunità omosessuale, quindi ciò che riguarda le adozioni fino ad arrivare magari al matrimonio egualitario. I 3 giorni del Gay Pride si svolgeranno sempre a Fontana dei Tusa dal 14 al 16 luglio, il Pride Village. La piazza tornerà quindi a vivere con convegni e spettacoli e infine il 16 luglio nuovamente con le barche da Riva Garibaldi alle ore 18:30 per poi proseguire per le vie centrali di Siracusa rispetto di Ortigia rispetto a 2 anni fa, quindi Corso Matteotti, Piazza Archimede. Piazza Archimede si trasformerà in un tripudio di colori, la fontana, cioè con i colori rainbow, simbolo della battaglia della comunità omosessuale. E quindi nuovamente abbiamo acceso i motori al Siracusa Pride e a tutto ciò quindi che riguarda i diritti civili, che non riguardano soltanto la comunità omosessuale ma tutta la città. Andiamo a Noto, adesso c'è stata l'inaugurazione di un nuovo asilo. Stamane è stato inaugurato il primo micronido comunale a Noto, intitolato a Teresa Schemmari, che ospiterà 20 bambini dell'età compresa tra i 20 e i 36 mesi per 7 ore quotidiane da lunedì al venerdì. La struttura si trova con ingresso da Via Di Giovanni in quella scolastica del plesso Don Bosco e si presenta attrezzata di spazi interni ed esterni moderni, luminosi, funzionali ed accoglienti. Una novità assoluta per il comune di Noto, che ha visto la luce grazie ad una sinergia proprio tra l'amministrazione comunale, sotto le sollecitazioni del sindaco Corrado Bonfanti e del suo assessore al ramo Vincenzo Medica, con il proprio settore welfare e il centro distrettuale sociosanitario di 46, coordinato dal dottor Guido Serravalle, dirigente del settore al comune di Noto. A prendere la parola prima della scopertura della targa posta all'esterno della struttura e del taglio del nastro è stata la dottoressa Giusi Ferlisi, referente distrettuale dei PAC Infanzia. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato, che non è stato solo di Noto ma anche di Pachino, Rosolini ed Avola. In quest'ultimo caso il nido deve essere ancora inaugurato, mentre a Portopalo abbiamo realizzato per 4 ore al giorno e per 5 giorni a settimana. Prima di chiudere, la società della città di Siracusa e il tecnico Andrea Sottil riceveranno un premio per la stagione appena conclusa, tutto il 2 giugno a Castelbuono. Infatti si svolgerà il 12esimo evento del Gran Galà dello Sport. Ci hanno Marco Scivoli, Dario Baccin del Palermo, Faggiano del Trapani e poi ancora verranno premiati tra gli altri Pino Rigoli, Andrea Sottil, oltre che Siracusa, Gela, Igea Virtus, Nissa, Sant'Agata, Tavola, Marmi, Biancavilla e Belpasso.
Questo è tutto, il telegiornale così si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.